ve lo dico molto semplicemente, se no è dissonante tutta la musica, non so, non esiste niente che non sia dissonante. Cioè, se siamo di... Questo è un presentino sus. Sì. Questo è il basso re. Al canto sto mettendo l'orchestra maggiore. Questi erano... Non ci sono raddoppi. Non ci sono raddoppi, perché se tu alterni una nota sì, una nota no, hai tutte e cinque le voci senza nessun raddoppio. Quindi re sotto, mi, la. La. Ok? Poi, mi, la, re, sol, do. Musteri, marasca. Sol, ora ve lo scrivo l'ottava sotto. Per evitare troppe sovraline, quindi parte dal sol sotto, sol, do, mi, la, re, re, poi la, cioè ognuno di questi voicing ha tutte le note dell'arpeggiatore, però quello che cambia il movimento, quello che canta è do, la, re, mi, sol, la. Ultima voce che possiamo aggiungere è la sesta voce, ma la sesta voce sarà un raddoppio delle note a basso. Quindi questo è interessante più che altro per i tenesi, perché noi possiamo usarlo. Il film studio è anche tarma. Ma di scusa, se mi ne sba. E sono anche tecniche che si utilizzano nell'armonizzazione per i gruppi di fiato. In genere 5 voci, la sezione di fiati in genere di sassofoni e di 5 voci. Però poi mi auguro, non scrivete solo per sezione di sassofoni, quando comincia a avere anche 4 tromboni o 3 tromboni. E 3 o 4 trombe, vedete che tutte queste tecniche di armonizzazione cominciano a essere molto utili. Quindi vabbè, qua c'è, aggiungo semplicemente il raddoppio, che poi ogni tanto c'è qualcuno tipo cazzo e le cose lì, però diciamo che in linea di massima ci siamo, ma infatti possiamo anche, ora vediamo, perché certe volte loro poi si muovono in maniera anche coordinata, no? Oppure tipo magari c'è un passo in avanti, uno indietro, una... Perfetto, è risposta. Questa è la vostra.
che mi fanno. Facciamo il video. Si ripete sicuramente no. Oh, sempre orari da marocchino, eh? No, non mi frega niente. Ci fai fare brutta figura così. Sei in diretta? Diretta? Ah. Allora, Belandroni. Facciamo una cosa. Piano piano vi posizionate. No, nel frattempo andiamo avanti. Nel frattempo, mentre vi posizionate, già usate le orecchie perché stiamo facendo una roba nuova. Veniamo con le nostre strutture metriche, già che ci abbiamo nel cervello, la battuta, le due battute, le quattro, i cinque. Sempre, non solo in Africa, ma comunque quando hai a che fare con i musicisti, una roba più tradizionale, queste cesure in realtà sono molto più libere, quindi ti trovi nuclei proprio melodici, di tre battute, di cinque, cose regolari, poi uno stacco irregolare, oppure momenti in cui ti pedale, poi attacca la melodia in un punto in un battere qualsiasi. E ovviamente la melodia comanda sempre e come c'è, una volta cosa ti vuol dire? È chiaro, uno, un pezzo. Lo facciamo due volte e poi si parte con un cantato, magari per partire parte rena e poi vediamo, cioè, poi si alterna. Sì,
È vero, però non ci ho mai pensato. Ok, questo qua è per 3, mettiamo per 3 e poi 4. Perché si sa quello? Si sa quello. Sarebbe l'accento che ce l'ha, però. Ah, ok, è come se fosse una foto. Sì, un ottavo fuori del sottavi. Allora ragazzi, questo qua ve lo facciamo agilmente. Questo è chiaramente una roba che vi dovete o scrivere o prendere note, fate la vostra foto, quello che vi pare, non lo so, però questa qua è una formula che vi dovete scrivere. Perché una volta che abbiamo cercato di acchiapparla istintivamente, in parte abbiamo beccato, in parte no, però sì, è anche un modo che uno ci può lavorare sulla suddivisione di 6 ottavi. Considerate che la struttura di base sono queste due battute. Quindi è tipo un tacca ta 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 tac